Teorema di 20 minuti, che è un corollario del teorema del Dini, che è il teorema dell'immettibilità locale. Qual è la situazione? Io che ho F definito su un aperto A di Rn, ha valori in Rn. Poi so che x con 0 appartiene ad A, so che F è di classe C1 su A, e poi so che il determinante di, se lo riappropriamo di F nel punto X, è diverso da 0. Oh, riappropriamo di F nel punto X, o lo scrivete così, o scrivete F in dx, è la stessa cosa, basta che vi ricordiate che la funzione non è di una variabile, è da Rn ad n. Quindi questa è una matrice n per n. Allora, qual è la tesi? Che esiste u di x con 0 e v di f di x con 0, tali che f da u in v ed f a meno 1 sono di classe 5, cioè che f è diffeomorfismo, e questo vuol dire che questo è c1 su u e questo è c1 su u, quindi la funzione è invertibile localmente in un intorno del punto e dopodiché non solo è invertibile, ma immersa pure le classici. Questo è il teorema. Questo teorema è un'applicazione diretta del teorema del Dini. Adesso facciamo la dimostrazione. Allora, prendiamo gli intorni dicendo x con 0 e di raggio 1 su n, questo li chiamiamo con n. Ok? Io dico che esiste un un i tale che f rispetto a u con i è iniettivo. Per quale motivo? Allora, altrimenti per assurdo esistono xn, x primo n, x secondo n, tali che x primo n appartiene a un n, x secondo n appartiene a un n, e sono diversi, e poi tali che invece f di x primo n sia uguale a f. Allora, noi sappiamo che questo è uguale, allora prendiamo f con i di x con n meno f con i di y con n. Questo è uguale al gradiente di f con i calcolato in psi di n che moltiplica scalare x primo n meno x primo n.
e moltiplicare questo. Ok? Quindi posso anche scrivere così. Questa differenza. Allora, notate che questo lo posso dividere perché è diverso da 0. Però il numeratore invece era uguale a 0. Quindi io so che questo è uguale a 0. Questo lo posso scrivere per ogni i, compreso tra 1 ed n grande, per tutte le componenti. Ok? Adesso cosa posso dire? Questi vettori qui io li chiamo v con n. V con n ha norma unitaria. Quindi esiste V con N G che converge a V. Siccome la superficie della sfera unitaria non chiusa è unitaria, quindi posso dire che questo. Allora, che cosa avrò? Il vettore W, chiamo il vettore WIN, il vettore che ha per coordinate la matrice che ha per coordinate il gradiente di FI calcolato in CPN. Per gradiente 1, gradiente di FN. N. Allora questo lo chiamo WN, la matrice WN. Ci metto tutti i gradienti, li metto in una matrice. Quando N tende a infinito, quindi quando anche N, se ci invece di N ci mettete NG, questo tende, cosa succede? A cosa tende questa matrice? Questa matrice tende lo Jacobiano di F calcolato in G. Per quale motivo? Ogni riga tende al gradiente di F, questo che tende al gradiente di F1 calcolato nell'origine, perché questi punti qua stanno sulla congiungente di questi. Siccome tutti e due i punti vanno a 0, la congiungente pure va a 0, diciamo ogni punto che è stato la congiungente pure va a 0, quindi componente per componente questi vanno. Quindi che cosa succede? Che io ho 0 uguale al limite su n di wn scalare 2n. Mo questo qua mi fa wng scalare 2ng, limite su g. Perché questo converge solo sull'estratto. Ma questo cosa mi fa? Mi fa lo jacobiano di f nell'origine per u. E V è un vettore che non è un vettore nullo, perché è un vettore di norma unitaria. La norma è continua, quindi la norma vale sempre 1 al limite. Allora che cosa mi succede? Mi succede che questa è una matrice invertibile, per ipotesi. Cioè il determinante di diversa 0, quindi invertibile. Questo è un vettore non nullo e lo mando a 0. È assurdo. Se la matrice è invertibile, l'unica soluzione dell'equazione è omogenea, A per V uguale a 0 e V uguale a 0. Quindi questo è assurdo. Quindi l'assurdo da dove è nato? Dall'aver supposto che questa non fosse mai in T. Quindi esiste in U tale che F estetta 1 è in T. Questo l'abbiamo dimostrato, quindi possiamo raggiungere. Adesso cosa facciamo?
vedere qua, f grande di xy uguale y meno f di x. Ok. Adesso andiamo a considerare, scusate, questa era x con 0, non era lo jacobiano, non era in 0, era in x con 0, mi sono sbagliato, pensavo di aver traslato le luci. Comunque questo è il ragionamento giusto. Allora andiamo a fare lo jacobiano di f nel punto x con 0 e x con 0. Allora, df in dy è la matrice identica m per n, m dimensionale. Quando io derivo rispetto a y, df in dx, però in x con 0 y con 0, non è altro che meno df piccolo in dx calcolato in x con 0, che ha determinante diverso da 0. Oh, questa mi interessa. Perché mi interessa questa? Perché se io applico il teorema del Dini rispetto alla y, e già lo so che y è uguale a f di x, quindi non trovo niente di nulla. Cosa trovo invece? Siccome questo qua è diverso da 0, io so che esiste per la tesi del teorema del Dini, esiste un intorno V di y0 tale e un intorno, non lo chiamiamo U, chiamiamolo V doppio di x con 0, tale che per ogni y appartenente a V esiste un unico phi di y appartenente a W doppio, tale che f di phi di y è uguale a 0. Lo stiamo applicando dall'altra parte, perciò non devo scrivere x f di x, ma y di phi di y. Ok, ma questo che significa? Significa y uguale f di phi di y. Uno potrebbe dire che questo mi dice già che f è uguale a phi a meno 1, no? Se vi ricordate, per esempio, se io faccio la funzione seno di arcoseno, scusate, tangente di arcotangente, tangente di arcotangente di x è uguale a x per ogni x. Arcotangente di tangente di x è vero solo per x compreso almeno pi con mezzo e pi con mezzo. Quindi ci vogliono tutte e due, per dire che le due funzioni sono immerse l'una nell'altra, ci vuole che f composto φ sia l'identità, ma anche φ composto f sia l'identità, ma ci vuole che f di y sia uguale a y. Allora, però, io ho questo qua, la mia f non la vado a considerare più su v doppio, ma la vado a considerare su v doppio intersecato con un i. Allora, questa qua f e quella immersa, qua c'ho f di x, come immersa dia sempre phi. Ok? Per quale motivo? E qua ci metto l'immagine. Ok? La funzione immersa, in questo caso io so che quindi questo qua sta in un i.
ma lì io so che la funzione è iniettiva, quindi io so che y è uguale a f di x, scusate se ho detto male prima, quindi so che anche f di x è uguale a x, ok? E quindi f e f, f non è l'inversa di f, non è l'inversa di f, diciamo mai sicuramente l'inversa di f in l'intersezione di questi due intorni. Siccome questi due sono intorni, questo è un intorno. A quello, se proprio volete essere completi, dovreste dimostrare anche che diciamo l'immagine è un intorno dall'altra parte, ma è così. Quindi questo non me lo faccio vedere in dettaglio. Però la cosa importante è che non solo diciamo è un intorno, perché? Perché io qua invece di prendere y in v dovrò prenderlo in v intersecato fi a meno 1 di questi di un b, e quindi comunque sono intorno. Se fi è di classe c1, e quindi da quest'altra parte questo sarà in v intersecato fi a meno 1 di un b. Ok? Quindi questa è una pelle, questa è una pelle, questo è c1, questo è c1. Qua sovvalgono tutte e due, f composto fi è l'identità, fi composto f è l'identità, sono una in mezzo e l'altra, e quindi f è un difeo di fi. Ma questo completa la dimostrazione. Ok.